Entrano i giocatori di Verona, color antracite per loro. Questo match così importante, questo è un altro derby veneto, insomma, da mettere a curriculum. Perché loro la prima partita da titolare. Triplo placcaggio su Matteo Ferro, tenuto d'occhio il capitano rossoblu. Poi però c'è un problema nel punto di incontro. Ricky Loro parte velocemente, prova a mettere spazio e creare danni alla difesa veronese. Dennis Maestorovic allargo per Davide Odiete, prova a debordare Odiete, c'è il sostegno di Gabri Cicchinelli, la prima meta della Femmice Z Rugby Rovigo Delta. 9 naturale che si adatta bene anche nel ruolo d'apertura. Il destro di Chillone, bandiere su 7-0 qui lo stadio Mario Battaglini. Atterrato, altra fase, loop in realtà non tanto con loro ma con Alvors, e quindi è finta di loop per poi dare il là ad Alvors. Matteo Ferro l'impatto, si prova a mettere le mani ai Quintieri. Rovigo alza il ritmo, aia, non un gran passaggio per Chillone che torna sui suoi passi. E ancora Quintieri a mettere giù il numero 10 Rodigino. Loro, Thor Alvorsen, al dritto per dritto l'Alvorsen, la seconda meta. Arriva la seconda segnatura di Thor Alvorsen, convertita. Beh, chiaro che attenzione però, attenzione con Piva. Sull'out c'è Riccardo Brugnara, che non è un velocista ma gli appoggi li sa usare bene da pilone. Palla all'altezza per Edo Lubiana. Montariol insieme a Rossi lo mettono giù. Chillone prova del ritmo, cambio d'angolo rispetto a Ferro, la palla per Julien Nibera, prova con la francese, la meta è di Julien Nibera, che proprio l'anno scorso sfidava il Verona nel campionato di Serie A con la maglia del Colorno. Arriva anche la trasformazione, Federico Silvestri come dicevi tu Antonio. Gianmarco Piva introduce la grande tensione di soffiato, la spinta della Femmice Z Rugby Rovigo Delta, l'occhio vigile di Jeff Montariol, il pallone tra i piedi però di Matteo Ferro. Sta avanzando Rovigo, Matteo Ferro prova lui e arriva alla meta, vediamo cosa dice l'arbitro. Meta della Femmice Z Rugby Rovigo Delta. Due cambi in prima linea, Alberto Chillona, la conversione ben indirizzata dentro i pali. Arriva la pulizia veronese, possibilità di rigiocare con McKinney. Dentro per Connor, all'interno per Quintieri. Palla per Bondonno e ottima la corsa di Andrea Bondonno che va a siglare la meta. Meta di Andrea Bondonno, nel frattempo è pronto Zago ad entrare McKinney. Palla ancora per Di Tota, non c'è un grande avanzamento per la squadra veronese, qui i cittadini si infila in mezzo, è ovvio insomma che non si può fare. Intanto c'è un problema per un giocatore del Verona qui vicino a noi, lascia giocare nel frattempo l'arbitro con Gianmarco Vian che trova un corridoio alla velocità dell'ex Andona, si invola verso la bandierina. Questa è la quinta meta per la Femmice Z Rugby Rovigo Delta, Gianmarco Vian. Hai visto il primo calcio di punizione, Piva gioca veloce, piccola corsa. La presa di Matteo Canali, lo scontro aereo su con Cruciani che va direttamente sull'uomo in volo. E quello sarebbe giallo se proprio vogliamo essere un po'. Piva la gioca, Momberg la prende. La voglia di chiudere in bellezza da parte dei rossoblu, 35-7. Concettualmente la partita è finita, però c'è la possibilità insomma di divertirsi, far divertire e segnare, che è sempre la cosa più bella di questo sport. Davide Odiete, c'è spazio 2 contro 1 con Viana al largo, vediamo Viana. È fatta sta corsa, Viana. Viana chiude e prova ad andare, c'è un sostegno interno a parte di Davide Odiete. Però, La meta numero 10. Odiete per Viana per Odiete. La meta numero 10 per Davide Odiete in campionato. Sul supporto il Verona vede la rincorsa di Mantelli, per cui riesce dopo il primo impatto andare oltre Federico Pavesi. Palla intercettata da Marcello Angelini che legge perfettamente quella che è la volontà del passaggio all'altezza di McKinney su Quintieri e va a depositare in mezzo ai pali per la settima meta della Femmice Z Rugby Rovigo Delta. Ed è andato a prendersi il pallone e ovviamente intercettando la trasmissione dei veronesi, poi ha fatto una buona accelerata portando il pallone oltre la linea di meta. Non vuole decelerare questa intensità, Leo Mantelli la gioca veloce, vediamo la soluzione quale sarà. Sarà per Francesco Rossi, messo giù sotto i pali, per cui altra possibilità con Matteo Ferro. Mantelli per Gabri Cicchinelli, arriva l'ottava meta della Femmice Z Rugby Rovigo Delta. Prende la rincorsa il mediano d'apertura Fiorentino sulle bandierine, per cui dice ottantesimo. Piva introduce Cicchinelli, parte lui per Davide Odiete e arriva alla meta numero 9. Lasciamo stare che c'è stato un certo equilibrio di messa laterale con le qualità di Montariol, ma il dato che insomma sorprende è la differenza di calci di punizione.
E finisce il match con lo stadio Mario Battaglini con il parziale di Femmice Z Rugby Rovigo Delta 61 Verona Rugby 7. Diciamo un Rovigo, scusate, un Verona che è stato in partita fino praticamente al 55esimo. Poi insomma non ce l'ha più fatta, Rovigo è andato oltre con grande entusiasmo, volendo insomma divertirsi in quest'ultimo match del 2018.